Dal Vangelo secondo Giovanni. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?» Rispose Gesù: «Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo». Gli disse Pietro: «Tu non mi laverai i piedi in eterno», gli rispose Gesù. «Se non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non solo i miei piedi, ma anche le mani e il capo», soggiunse Gesù. «Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi, ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti». Sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: «Non tutti siete puri». Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi». Care sorelle, cari fratelli, alla sera del Giovedì Santo ci portiamo con la memoria a quando Gesù, con gli apostoli nel Cenacolo di Gerusalemme, celebrò la Pasqua per contemplare con rinnovato stupore il suo amore che, mentre stava per lasciare la terra, per aver portato a compimento la sua missione, non ci lasciò qualcosa, ma ci lasciò se stesso nell'Eucaristia, donandoci una garanzia che ogni volta diventa certezza. «Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo». E anche un impegno: «Fate questo in memoria di me». Da allora, il luogo più rivelativo che esista sulla terra della presenza di Dio tra di noi è là dove si consacra il pane e il vino, cioè nella Santa Messa. Da allora, il luogo della nostra santificazione è ancora e sempre la Santa Messa, durante la quale, per la pienezza dello Spirito Santo, diventiamo un solo corpo e un solo sangue. Da allora prende origine la Chiesa una e unica, perché quanti si nutrono dell'unico pane sono un corpo solo. Carissimi, è l'Eucarestia che fa la Chiesa, facendo della Chiesa un'Eucarestia. In quella cena Gesù non solo perpetuò l'offerta di sé e istituì l'Eucarestia, sacrificio, presenza reale e comunione, ma istituì anche il sacerdozio. Per questo i sacerdoti sono coloro che ci donano l'Eucarestia. Possiamo dire, usando un'espressione di Papa Giovanni Paolo II, oggi santo, nell'ultima cena è nata la vocazione di ogni sacerdote. Nella celebrazione in Cena Domini, la cena del Signore, sentiremo il Vangelo della lavanda dei piedi. Ogni anno al Giovedì Santo si legge questo brano evangelico. Gesù con i suoi amici, che sono i suoi apostoli, è a cena, la cena della Pasqua ebraica. E durante quella cena si mette a lavare i piedi dei suoi discepoli. Cosa strana quello che ha fatto, perché a quel tempo i piedi li lavavano gli schiavi all'entrata della casa.
E poi Gesù, con un gesto che anche tocca il cuore, lava i piedi al traditore, quello che lo vende per 30 denari. E insegna a ciascuno di noi di lavarci i piedi gli uni gli altri, che significa di volerci bene, aiutarci, interessarci l'uno dell'altro, proprio nello spirito di un'unica famiglia, quello di essere tra noi sorelle e fratelli in Lui, sorelle e fratelli in Cristo. E l'Evangelista Giovanni, a differenza degli altri tre, Matteo, Marco e Luca, non riporta il racconto quasi fotografico dell'istituzione dell'Eucaristia, ma si sofferma invece sulla lavanda dei piedi, che Gesù compì nello stesso contesto e nello stesso luogo. Però la frase di Gesù che l'Evangelista Luca riporta, «Fate questo in memoria di me», è analoga a quella che l'Evangelista Giovanni riporta dopo la lavanda dei piedi. Come ho fatto io, fate anche voi. C'è qui un grande insegnamento per noi cristiani. Si va a messa per celebrare e nutrirsi di Cristo amore. Si esce da messa per testimoniare e donare Cristo amore. La Santa Messa non termina con il congedo. Essa è un invito a testimoniare la carità di Cristo tra le sorelle e i fratelli, soprattutto tra quelli che si trovano nel bisogno e nella povertà. Come dice bene un canto molto conosciuto da tutti, ed è un canto che si addice molto bene anche nella celebrazione del Giovedì Santo, «Dov'è carità e amore? Qui c'è Dio». Un'altra versione che dice «Dove regna la carità, tu sei presente, o Dio». La Beata Vergine Maria, donna eucaristica, venerata in questo santuario di Morbio con il titolo di Santa Maria dei Miracoli, preghi per noi e per la Chiesa e ci aiuti a restare aggrappati all'Eucaristia, nostra forza e sostegno.